Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi andremo a svolgere un esercizio applicativo che ci permetterà di andare a determinare il pH di una soluzione contenente un acido debole monoprotico. Abbiamo visto nella precedente lezione che gli acidi deboli, così al pari delle basi deboli, sono degli elettroliti che non si dissociano totalmente in soluzione acquosa. E quindi questo comporta lo studio dell'equilibrio chimico che si viene a instaurare proprio quando andiamo a sciogliere questo acido debole. Ricordiamoci inoltre che invece gli acidi e le basi forti sono degli elettroliti che si dissociano totalmente. Bene, l'esercizio ci chiede per l'appunto di andare a calcolare il pH di una soluzione di acido nitroso 0,036 molare, che presenta una costante acida pari a 4,5 per 10 alla meno 4. Ok, andiamo a scrivere l'equilibrio. Quindi abbiamo l'acido nitroso in soluzione acquosa, quindi omettiamo di scrivere l'acqua, darà origine a ioni H più ioni NO2 meno. Cosa vuol dire? Che se noi consideriamo il recipiente in cui andiamo a diluire l'acido nitroso, una quota di acido nitroso rimarrà indissociata e avremo una quota di ioni H più rilasciati dall'acido nitroso e una quota di ioni NO2 meno. Ricordo e ci tengo a sottolineare questo, che siamo in presenza di acqua, per cui in questo caso anche l'acqua contribuisce nella liberazione degli ioni H+. Però, poiché trattasi di una soluzione non diluitissima, gli ioni H+ provenienti dall'acqua possono essere trascurati. Quindi questo è un aspetto a cui ci tengo. Infatti faremo degli esercizi in cui andremo a prendere in considerazione delle soluzioni diluitissime e quindi vedere come trattare l'esercizio stesso. Bene. Passiamo all'equilibrio. Abbiamo detto che la concentrazione dell'acido è pari a 0,036, quindi all'inizio. Quanti ioni H più e ioni NO2- si formano? X, perché non conosciamo chiaramente quanti ioni H più verranno rilasciati dall'acido. Quanto acido si consuma? Non lo sappiamo, perché è un acido debole, però possiamo dire tranquillamente che all'equilibrio avremo 0,036 meno x, x e x. Quindi possiamo andare a scrivere il valore dell'equilibrio, che è uguale, come sappiamo, al prodotto della concentrazione molare degli ioni H+ per la concentrazione molare degli ioni NO2- fratto la concentrazione dell'acido. Andando a inserire i valori, K sarà pari a x al quadrato fratto 0,036 meno x. Ok, a questo punto noi dovremmo comunque sempre procedere per avere un calcolo rigoroso all'equazione di secondo grado, ma possiamo in ogni caso approssimare sufficientemente il valore e quindi stabilire se è possibile andare a trascurare il valore degli ioni rilasciati dall'acido. Nella precedente lezione io vi ho mostrato che attraverso l'equazione di Ostwald è possibile andare a impostare questo calcolo, cioè andando a fare il rapporto della concentrazione analitica dell'acido fratto alla sua costante acida. Riusciamo quindi a stabilire se è possibile trascurare o meno il valore degli ioni H+, e quindi andando a sostituire i valori che comunque conosciamo, quindi 4,5 per 10 alla meno 4, il valore che ne scaturisce è 80. Andando a esaminare la tabella che io vi ho riportato nuovamente, vedete che 80 quindi è compreso tra i valori di 5,54 per 10 alla meno 2 e 380, per cui
non si possono trascurare gli ioni provenienti dall'acido e dobbiamo necessariamente andare a calcolare l'equazione quadratica. Bene, e quindi procediamo in tal senso. Io chiaramente ho già svolto l'esercizio con i vari risultati. Possiamo a questo punto scrivere nel seguente modo, quindi che la costante acida è 4,5 per 10 alla meno 4 è uguale a x al quadrato fratto 0,036, quindi x al quadrato è uguale a 4,5 per 10 alla meno 4, meno x, scusate, che moltiplica 0,036 meno x, e quindi il valore sarà il seguente, che x al quadrato più 4,5 per 10 alla meno 4 x meno 1,62 per 10 alla meno 5, quindi questa è l'equazione di secondo grado che noi chiaramente non andiamo a calcolare attraverso il discriminante, e i valori che noi otteniamo, che otterremo, sono quindi x con 1 è uguale a 3,8 per 10 alla meno 3 e x con 2 è uguale a meno 4,3 per 10 alla meno 5. Chiaramente di questi due valori andremo sicuramente a escludere il seguente. E quindi possiamo tranquillamente a questo punto, conoscendo il valore degli ioni H+ rilasciati dall'acido nitroso, andiamo a passare direttamente rapidamente alla determinazione del pH. Quindi il pH è uguale a meno logaritmo della concentrazione 3,8 per 10 alla meno 3, quindi il pH sarà pari a 2,42. Ok, l'esercizio è terminato. Chiaramente le maggiori difficoltà sono proprio nell'andare a risolvere questa equazione di secondo grado. Bene, non credo che ci sia nulla da aggiungere, una cosa solamente, che comunque a prescindere dal fatto che si possa o meno trascurare la X, gli ioni H+ rilasciati dall'acido o gli ioni OH- rilasciati dalla base, il modo assolutamente rigoroso e coerente è quello di andare comunque sempre a svolgere l'equazione di secondo grado andando a determinare i valori di x coerenti alla risoluzione dell'esercizio stesso. Io ho terminato, spero di essere stato abbastanza chiaro, non palloso nella spiegazione. I prossimi esercizi riguarderanno il calcolo di pH di acidi deboli poliprotici e qui vedremo che la risoluzione si complica ancora di più. Un saluto a tutti quanti, un abbraccio, iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like.